sempre. Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Allora, in questi giorni stiamo assistendo ad un caldo incredibile, un caldo record. Io stessa lo sto soffrendo moltissimo. Hai ragione, sì, fanno cauri pazzi, ma proprio pazzi, fa proprio cauri. Mamma mia, non si può più, fa proprio cauri pazzi. Ci sono un sacco di persone a rischio, in difficoltà, gli anziani, i bambini, i malati, insomma una cosa insopportabile e insostenibile. Sono state sospese un sacco di attività nella città, è una situazione tragica. Sì, infatti, mamma mia, è proprio tragica questa cosa. Arrugino a me, Polo Nord, troviamo una soluzione, veramente è proprio tragica, hai ragione, ma proprio tragica, 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 proprio... mamma mia. Non se lo puoi più fare, non cavoli pazzi, non si respira, cacciamo a camminare che bombola. Io credo che questo fatto del caldo assurdo debba essere risolto, perché questo non è un caldo normale, questo caldo deriva dal surriscaldamento, c'è qualcosa che noi dobbiamo fare subito per questo surriscaldamento. Olè, sì, sì, dobbiamo fare qualcosa subito, c'hai qualche idea? Io spero che veramente qualcuno trovi un'idea il più presto possibile, perché non se ne può più questo cavolo. Non ce la facciamo più, veramente, non si respira, si boccheggia, non ce la facciamo più. Finalmente qualcuno che vuole risolvere questo problema, che come vogliamo risolvere questo problema? Io spero che tu una soluzione l'hai trovata, dimmi come lo vogliamo risolvere questo problema. Quindi io propongo a tutti, e faccio una proposta ufficiale a tutte le autorità, di accendere contemporaneamente tutti quanti, in tutte le case, in tutte le strutture, l'aria condizionata. In una tank. Mannaggia. Ma credevo che era una situazione risolvibile in un altro modo, in una tank, come ci fa? Cioè, ma voglio sentire un po' così, almeno la installa subito. Voglio capire un po' perché mi appiccia stare condizionato. Voglio capire, ma in una tank. Maro, non ci volevo proprio questa notizia. Ma non potevo inventare una cosa, no? L'aria condizionata, vabbè, comunque voglio sentire questo tuo consiglio. L'aria condizionata al limite la installo immediatamente. Aprirla al massimo, aprire tutte le finestre. Tutte le finestre? E che senso tiene tenere l'aria condizionata appicciata a lui? Così l'aria fredda esce fuori e tutta quest'aria fredda condizionata delle nostre case, delle nostre strutture va a raffreddare tutta l'aria circostante. Azzi, niente di meno, non c'è mai raffrescare, non c'è mai finestre per raffrescare l'aria circostante. Oh, ti voglio bene, io mi pensavo che consiglieri, oh. Ma voglio capire un po' che dici, fammi sentire. E così raffreddiamo tutto quanto il pianeta. Il pianeta? E che mi fa con il pianeta? Non c'è mai rinfrescare la casa, ma che ce ne fotte questo pianeta? Importante che stiamo freschi, tu vuoi riscaldare, come si dice, raffreddare il pianeta? Non mi raffreddare la casa che bollono, pare che stiamo andando a caccavelle, chi ne maccarone, mamma mia, tu vuoi riscaldare il pianeta? Ma... ed evitiamo questo surriscaldamento, insieme ce la possiamo fare. Al mio via, accendete tutti l'aria condizionata con tutte le finestre aperte e facciamo uscire questa aria fredda fuori. E poi indice morimmi cavolo sempre, ma che consigli dai? Poi indice morimmi cavolo, sto usurando, niente nemmeno ci fa uscire l'aria fredda fuori, indice tu non morì, già stiamo morendo, io. E andiamo a raffreddare il pianeta, così non moriamo più di caldo. Cazzo, non moriamo più di caldo. Ma che stronzati sei, dici? Come facciaci l'aria fredda fuori? Ainda roba, ma non l'aria caura, no? Come? Non mori mica. Ma è controproducente sta cosa. Ma come è sta cosa? Ma... fatelo e supportate questa mia proposta. Insieme possiamo farcela. No surriscaldamento, sì aria confezionata. E che ha fatto surgelata l'aria confezionata? Io mi pensavo pure con consigli, la verità. Avevo pensato di mo installare l'aria condizionata. Ma voglio morire così. Ma come si fa? Io non lo so, mi esistono questi personaggi. Ciao a tutti, un bacio. Sempre forza Napoli, perché tutto resta è munnezza e sicchiarù. Voglio concludere dicendo che non ho niente
sulla parodia in questione sulla ragazza. Quindi è solo un senso di scherzare e divertirci un po'. Ciao, ragà, e forza Napoli!